Oggi parliamo del primo disaster movie sulla street art. Così Banksy, l'artista di Bristol e presunto regista, descrive il suo Exit Through the Gift Shop, un documentario e quindi a metà fra realtà e finzione, dove non siamo mai sicuri se credere a ciò che ci viene raccontato o preoccuparci di essere l'ennesimo strumento di marketing o esperimento sociale dello stesso artista. Un perfetto mix fra realtà e finzione, dichiarato sin dai titoli di testa, quando sullo schermo appare il logo della Paranoid Picture, una falsa casa cinematografica che sbeffeggia la più famosa Paramount americana. Il film racconta la storia di Thea Righetta, che da appassionato al mondo della street art finisce col diventarne uno dei massimi esponenti. Ma come in tutte le opere d'arte, il punto non è tanto la forma, quanto il messaggio. Lo stesso Banksy a un certo punto del film dirà: "Non si tratta certo di Via col vento, però una morale c'è da qualche parte." Il film ci riporta una delle più grandi fratture del mondo della street art. Da un lato l'artista puro che insegue la propria vocazione artistica e sociale, e dall'altro l'artista che lavora solamente per inseguire la fama e il successo. E Mr. Brainwash rappresenta entrambe le facce di questa medaglia. Nella prima parte del film, girata più come se fosse uno street movie, Mr. Brainwash si limita a documentare il lavoro degli altri street artist che hanno fatto dell'anonimato la propria vocazione artistica. Nella seconda parte del film, invece, più di stampo autobiografico, assistiamo a un'autocelebrazione, a tratti quasi nauseante, di quello che è diventato Mr. Brainwash, che vuole assolutamente stare al centro della scena artistica. Ed è qui la chiave di lettura dell'intero film. Il lungometraggio, infatti, sembra essere l'ennesima critica al sistema dell'arte. Ci sono artisti che impiegano una vita a trovare il proprio stile per potersi affermare. Mr. Brainwash, invece, sembra saltare tutte le tappe e imporsi in maniera decisa, anche un po' acerba, all'interno del mercato. Non importa tanto l'avere qualcosa da dire o il messaggio da trasmettere, tanto saranno la critica e il pubblico a trovare delle complesse giustificazioni alle proprie opere. Come in tutta la sua carriera artistica, ancora una volta, Banksy ci insegna che spesso la chiave del successo sta solamente in un'ottima strategia di marketing, che ad oggi è l'unica cosa che conta.